La meglio gioventù al servizio dell'Italia. Cuore tedesco, passione romana, la dolce vita dei pulmini Volkswagen. Abiti da sposa, un'arte senza tempo. Mi aspetto di crescere prima di tutto sotto il punto di vista personale e più che professionale, perché comunque non è facile per un ragazzo appena uscito dall'università, anzi che ancora non è uscito nel mio caso dall'università, saper stare in ufficio, sapersi relazionare con persone che sono comunque professionisti con carriere più che decennali, ventennali, eccetera, saper stare a comunque delle responsabilità, delle scadenze, responsabilizzarsi. Ecco, il servizio civile è il modo più diretto e più concreto per mettersi in gioco. E a livello di crescita personale è comunque una risorsa che penso sia fondamentale e che tutti dovrebbero avere. Ho fatto il colloquio tra tanti altri ragazzi, insomma, che si erano presentati ed eccomi qua. E domani sono 2 mesi precisi che è iniziato, insomma, il mio servizio civile. Insieme alla mia OLP, che sarebbe la mia responsabile, ci occupiamo di tutta la comunicazione che riguarda la federazione. E Foxy va a ben 82 soci associati, quindi la comunicazione non solo, diciamo, proprio di Foxy, ma si cerca di coinvolgere tutti i soci per cercare una strategia comune. È un'esperienza, oltre che molto formativa, e a livello umano anche molto importante. Davide e Francesca sono tra i tanti giovani che hanno scelto di dedicare 12 mesi della loro vita al servizio degli altri, con progetti di solidarietà, cooperazione e assistenza, consapevoli che una volta terminata l'esperienza nulla sarà più come prima. Una possibilità di crescita unica, raccontano i ragazzi all'unisono. Per molti anche un'occasione concreta per trovare lavoro. Fatto sta che il servizio civile, nato anni fa come atto di disobbedienza all'obbligo di leva, protagonista di un lungo percorso legislativo fino alla riforma del terzo settore che gli riconosce il carattere universale, continua a crescere. Aumentano le domande e i progetti ed è certamente un segnale incoraggiante. Il governo, da parte sua, nonostante le perplessità degli enti di servizio civile, garantisce che le risorse ci sono. Sicuramente per il 2018 avremo risorse in una quantità simile a quella che abbiamo avuto in questo anno 2017. Oltre alle risorse che ci sono alla legge di bilancio, abbiamo altri 45 milioni che vengono dal decreto fiscale. Abbiamo pubblicato un bando per circa 3.700 giovani, recuperando delle risorse di garanzia giovani che non erano state spese da alcune regioni del Mezzogiorno. Complessivamente si arriva ad oltre 250 milioni che permetteranno il servizio civile a circa 53.000 giovani. Il servizio civile è una straordinaria opportunità di maturazione, di servizio agli altri e di acquisizione di competenze, di capacità utili nel proprio percorso professionale. Quindi l'investimento vogliamo continuarlo, perché i risultati ci hanno dato, diciamo così, una sensazione che qualche cosa sta cambiando, e il fatto che i giovani siano in tanti a fare domanda è in qualche modo la risposta forse più chiara e più convincente. Eccoci qua, pronti per andare a fare un giro notturna per le strade di Roma. È un appuntamento annuale con i Volkswagen d'epoca. Storia e passione su quattro ruote. Sono le vacanze romane dei miti senza tempo della Volkswagen, il pulmino T1 o T2 e il mitico Maggiolino. Una notte in giro per il centro della capitale a bordo di queste icone dell'automobilismo, ora auto d'epoca. Ma niente polvere e ragnatele, qui prima di tutto ci si diverte e poi Roma de notte è tutto un altro spettacolo. Roma di notte è una serata che organizzo da anni, dedicata a tutti i Volkswagen d'epoca raffreddati ad aria. C'è molta partecipazione da parte di tutti perché è un evento molto folcloristico. Grazie al Club 90 Fisso questi mezzi tornano in vita e su strada. D'altronde è impossibile non amarli a prima vista, girarsi al loro passaggio e sorridere delle fantastiche personalizzazioni che risplendono nella notte. È anche un motivo di
interesse turistico nella propria città. Il divertimento in questo tour è sicuramente quello di stare insieme, quello di vedere Roma da una prospettiva diversa, quello di portare avanti il piacere e la cultura per questa macchina. È stata una serata meravigliosa come tutti gli anni e niente, lui è il mio ragazzetto, il condominio. Il pulmino T1 raffreddato ad aria nasce nel 1949 e il maggiolino arriva nel 1938. Negli anni sono stati prodotti milioni di modelli e oggi, grazie alle cure e all'attenzione degli appassionati di 90 fisso, queste macchine vengono salvate dalla rottamazione e tornano a vivere e a far vivere chi le coccola come figli, fidanzati o amanti. Tra raduni, fiere e viaggio all'estero, sempre con il sorriso e la voglia di divertirsi. Alla salute, ragazzi! Confezioni, modelli, fornitori e ancora pizzi, perline, ricami e colori. Questi i principali ingredienti degli artigiani made in Italy degli abiti da sposa, creatori di sogni e portatori sapienti dei desideri delle donne, grazie alla raffinata eleganza proposta e della competenza sartoriale che contraddistingue i laboratori del bel paese. L'abito da sposa è, o almeno dovrebbe essere, l'abito della vita. Per questo non deve essere solo bello, raffinato e ben confezionato, ma deve rispecchiare e valorizzare chi lo indossa. La futura sposa, oltre a visionare e indossare abiti pronti che verranno poi confezionati su misura per lei, ha la possibilità di vedere realizzato un abito nato da un suo preciso desiderio e l'opportunità di scegliere i tessuti migliori per la sua confezione. Un'opportunità resa possibile solo grazie all'esperienza artigianale. Tanti si improvvisano, apro un atelier, poi dopo le conseguenze si pagano dopo. Avere esperienza vuol dire saper usare la matita, il disegno, ma soprattutto, e dico soprattutto, saper usare l'ago. La consulenza in un momento di grande emozione come quello della scelta dell'abito da sposa è indispensabile. Importante dunque rivolgersi a chi ha la professionalità nel dare le giuste indicazioni sulla scelta dei tessuti e degli accessori per esaltare la linea, il taglio dell'abito e i colori che donano di più. Io faccio le mie domande e sulla base delle risposte che ottengo incomincio a creare un pensiero che comunico con molta delicatezza alla sposa. L'abito perfetto esiste se lo porta chi lo porta, nel senso che ognuna c'ha il suo. E credetemi, dopo tanti anni io continuo a trovarle tutte bellissime. Un matrimonio da sogno può davvero rivelarsi un evento indimenticabile, accettando le contaminazioni orientali di chi trae ispirazione da paesi lontani. Io sono molto innamorata del Giappone. Loro usano tantissimo i colori forti, come il fucsia, il rosso, il viola. Quindi possiamo spaziare in diverse sezioni. Modelli dal taglio principesco con romantici corpetti e vaporose gonne convivono accanto a sinuose linee che esaltano le forme femminili. L'abito da sposa classico è sempre di tendenza, magari con degli accorgimenti un po' più moderni come il pizzo tattoo sulla schiena piuttosto nuda, ma l'abito scivolato, la sirena, insomma i modelli degli abiti da sposa quelli sono. Tra vele e nuance, impossibile non ricordarsi che anche lo sposo ha un ruolo da protagonista, magari con fiore all'occhiello, orologio da tasca e bastone da tight. Stanno un pochino tornando le linee degli anni 80, quindi abiti con le spalle larghe, mentre finora abbiamo presentato quasi solo esclusivamente abiti molto molto aderenti. Però poi c'è un po' di tutto, dal classico all'estroverso, per il ragazzo che invece vuole usare un pochino di più, perché giustamente nel giorno del matrimonio lo sposo è al centro dell'attenzione esattamente come la sposa. Costituzione, grossi, grandi possibilità espansive per tutela persona umana.
Nell'epoca postmoderna, la Costituzione, con i suoi 70 anni di età, conserva il ruolo di presidio dei diritti del cittadino, della persona umana, e ha di certo possibilità espansive per molti anni a venire, anche in considerazione della complessità sociale, dunque giuridica, alle cui domande va data una risposta. La nostra Carta è molto vecchia di età, ma freschissima e giovanile per i contenuti. Mi riferisco ovviamente ai principi fondamentali e alla prima parte. Lì abbiamo avuto il meglio della riflessione dei nostri padri costituenti, i quali hanno individuato un perno portante di quello che sarebbe stata la futura Carta, e cioè il rispetto e la tutela della persona umana. Ne è venuta fuori un qualcosa di duraturo, un qualcosa che dopo 70 anni dimostra ancora di essere una Carta veramente presidio della persona umana, presidio di ogni cittadino, con possibilità espansive anche per molti anni a venire. In un momento storico in cui istanze xenofobe e populiste alzano la voce, la Corte Costituzionale riveste un ruolo cruciale a presidio della democrazia. Il ruolo della Corte è enorme. Penso per esempio a tutti i diritti del cittadino che la Corte in 60 anni, anzi 61 anni di vita, ha individuato, ha definito e ha finalmente costituito a salvaguardia del cittadino italiano, non solo, ma anche di qualsiasi personaggio che sia qui in Italia per lavorare, per permanere nel tempo, proprio perché ci sono dei diritti fondamentali che competono ad ogni uomo e non solo a un cittadino. Ma alla base di tutto ci deve essere la conoscenza che porta alla consapevolezza. Nella scuola, se un tempo almeno avevamo educazione civica, avevamo alcune materie, adesso dipende molto dai professori, dipende dai professori quanto vogliono approfondire questi temi. E io credo che invece la conoscenza di questi temi per i giovani che devono in qualche modo trovare la soddisfazione dei loro desideri, sapendo di dover lottare per trovarla, sia uno strumento molto utile, perché la conoscenza aiuta tantissimo.